Buongiorno, sono Raffaele Pittaluga, amministratore delegato della Klinger Italy SRL. Klinger Italy è la business unit italiana del gruppo Klinger, che ha base in Austria, vicino a Vienna, ed è stata fondata nel 1895. Mentre il gruppo, grazie a questi prodotti che si chiamano indicatori di livello a vetro, ha iniziato la sua storia nel 1886 e siamo ancora qui a produrli, sia per il gruppo che per tutto il mondo nell'oil and gas, piuttosto che nel settore energy e nella chimica. Abbiamo iniziato 3 anni fa con gli indicatori di livello magnetici, 3 anni fa abbiamo acquisito un'azienda che fa valvole di regolazione on-off e a novembre dell'anno scorso un'altra azienda che fa guarnizioni sia piane che metalliche, per poter avere un range di prodotti che sia il più possibile ampio e penetrante nel nostro mercato. A livello di gruppo i dipendenti sono circa 3.000, divisi in 40 società sia produttive che distributive, un fatturato consolidato l'anno scorso di 520 milioni, in Italia siamo adesso 125 e siamo su un fatturato consolidato di circa 24 milioni. Questa fiera è importante perché in 2 giorni si riesce a rivedere competitor, ci sono anche loro sempre, fornitori e clienti, ed è un momento estremamente proficuo per quello che noi chiamiamo networking. Le aziende sono fatte di persone, bisogna guardarsi in faccia e parlare con le persone. Qui, da questo punto di vista, finalmente dopo il difficile periodo che abbiamo passato, è importante e si vede, perché la quantità di colleghi che stanno venendo a vedere lo stand e di clienti o fornitori è ampia. Sono 3 gli stabilimenti adesso in Italia, perché ovviamente le aziende acquisite non le abbiamo spostate, sono nel territorio di appartenenza ed è importante che sia così. Però per fare in modo che si vedesse che cosa vuol dire intanto il nostro lavoro, ma anche quello dei competitor piuttosto che dei fornitori, abbiamo deciso di chiudere i 3 stabilimenti a rotazione, in modo che tutti quanti i colleghi della produzione, degli uffici tecnici piuttosto che amministrativi, che di solito in fiera non vengono, che ci sono solo i commerciali o quelli degli acquisti, venissero a fare un giro e potessero vedere la realtà della fiera.